Genchi, una tripletta favolosa che hai fatto e soprattutto hai sbloccato il risultato. Descrivici queste tre reti. Vabbè, la prima è un calcio di rigore netto, quindi in quel caso bisognava solo prendere la porta visto il campo scivoloso. La seconda c'è stato un grande cross di Fabio e ho attaccato la palla. E lì c'è anche un pizzico di fortuna perché poi la palla quando la tocchi dite è schizzata come il primo sul rigore. Schizza, va verso la porta, basta prendere la porta in questi casi. Non è facile, però comunque il campo aiuta. E la terza c'è stata la giocata di Stefano che comunque ha fatto tutto lui e bisognava solo farsi trovare lì davanti alla porta, ecco. Per quanto riguarda te, c'erano delle voci di mercato, le hai spazzate via in due domeniche a suon di gol. Ma il mercato, cioè uno che fa una scelta come quella che ho fatto io, fare la risoluzione di contratto in Lega Pro e venire a Taranto in Serie D, non pensa dopo 2 mesi di andare via da Taranto o comunque cercare alternative. Uno sposa un progetto, poi a dicembre è la società e il mister e quelli che decidono in base alla dimostrazione che un calciatore cosa ha dimostrato fino a quel momento là. Io non ho mai pensato al mercato, sinceramente. Poi a dicembre se la società dice guarda, non ci servi, quello è un altro tipo di discorso, ma questi non sono pensieri che comunque devono pensare i giocatori in questo momento. In questo momento noi dobbiamo fare i calciatori, dobbiamo fare i professionisti fino a dicembre. Poi la società decide, noi vogliamo rinforzare, vogliamo sfoltire, vogliamo rimanere con voi. Punto. Perché se pensiamo al mercato, i punti non arrivano. Questo è quello che abbiamo fatto oggi, non abbiamo pensato alle voci della settimana, quindi dobbiamo stare tranquilli perché il mister ha fiducia in noi, la società ha fiducia in noi, ci hanno preso apposta per vincere il campionato. Quindi poi a dicembre se servirà qualcosa, non servirà qualcuno e vuole andare a giocare, non vuole andare a giocare, poi sono cose che si fanno da uomini e si va avanti. Ma in questo momento pensiamo alle partite importanti che ci portano poi al mercato di riparazione, ecco, un mercato di riparazione, non di affossamento alla squadra. Peppe, ti stai portando il pallone a casa, facciamolo vedere questo pallone. Sì, no, Tripletta, 5 gol in 2 partite, che cosa sta succedendo a questo gruppo rivitalizzato in questa maniera? Ma non lo so, cosa si può dire? Quando c'è un cambio di allenatore, no, ognuno poi si crea le proprie motivazioni per mettersi in mossa, no? Quindi penso che in questo momento tutti quanti lo stanno dimostrando in settimana che possono dare un grande contributo a questa squadra, a questa società, e quindi poi ognuno, se ognuno si allena con le giuste motivazioni, poi il risultato la domenica sono questi. Quindi è la motivazione di ognuno di noi che forse è cambiata, no? Uno ha trovato uno stimolo in più dentro di sé, e quindi in settimana si lavora per migliorarci, quando ci sono le motivazioni giuste, poi i risultati arrivano. Grazie Grazie a Peppe. voi. Grazie Ciao. Peppe. Ciao, ciao. Ciao.